Adesso sono stati attivati due canali. Un canale che riguarda soltanto i lavoratori disoccupati che provengono da aziende che versavano i contributi a Fondi Impresa, che è un fondo per la formazione professionale gestito bilateralmente dalle aziende e dai sindacati. Si tratta di corsi più impegnativi di oltre 300 ore, per le quali è previsto anche un rimborso spese, è previsto un ticket di presenza. Daranno anche una patente, per esempio, per saldatore oppure la patente per il computer, insomma, cose abbastanza impegnative, corsi di più di 300 ore, dicevo, che partiranno a settembre. Per sapere se la propria azienda era associata a fondi impresa oppure no, è opportuno passare in sindacato, noi abbiamo gli elenchi e verifichiamo. L'altro tipo di corsi che invece si rivolge a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla provenienza, sono i corsi del cosi progetto cosiddetto Rinnoviamo sul Serio, che è finanziato attraverso un'altra linea di finanziamento che è la legge 236. Questi corsi partiranno anch'essi a settembre, sono di vario tipo, sono di durata più breve, ma insomma, vanno da corsi per pasticcere a corsi per computer, per lingua straniera, anche più nello specifico del settore industriale, e quindi insomma, il ventaglio è vasto. Per questo tipo di corsi, progetto Rinnoviamo sul Serio, che sono pensati per la Val Seriana, funzionerà uno sportello all'interno della comunità montana di Albino. Negli uffici della comunità montana di Albino ci sarà una persona, d'intesa fra CGIL, CISL, UIL, Confindustria e Provincia, che farà una consulenza specifica per questi corsi. Quindi le persone interessate si rivolgono o lì oppure alle sedi sindacali. Qual è stata la risposta se le iscrizioni sono già aperte, sia dal punto di vista aziendale che dal punto di vista dei lavoratori? Tante volte anche nelle manifestazioni abbiamo sentito di lavoratori che dicevano che alla loro età e con tutta l'esperienza che avevano accumulato non era il caso di cambiare lavoro proprio in questo momento. Sì, questo, il fatto che ci sia una quota consistente di disoccupati che ha un'età avanzata o gli mancano non molti anni ad andare in pensione, rende più difficile ricollocare. Uno non si rimette in gioco, insomma, c'ha delle resistenze comprensibili sul piano umano. Ciò non di meno, se un settore industriale non regge più e si deve chiudere, non so, oggi uno non produce più le macchine da scrivere, perché ci sono i computer. Chi produceva le macchine da scrivere, se continuava a produrre le macchine da scrivere, no, non produce più niente. Ecco. E quindi l'idea che attraverso la formazione professionale ci si fa un'altra professionalità è un'idea giusta, perché difende maggiormente le condizioni di lavoro dei lavoratori. Noi abbiamo mandato le lettere a casa alle persone iscritte nelle liste di mobilità, all'incontro che abbiamo fatto ad Albino sono venute una ventina di persone, però tutte lamentavano di aver ricevuto l'avviso l'ultimo giorno o il giorno prima. Quindi ci sono stati problemi di informazione attraverso le poste. Per questo ripeteremo i primi di settembre il passaggio informativo e abbiamo le disponibilità per fare questi corsi pagati, la gente non deve spendere niente, è un'opportunità da non perdere. Lì all'incontro di Albino le persone che c'erano, sì, i più giovani ma anche le persone più su in età, devo dire, si sono dichiarate molto interessate, perciò siamo ottimisti.